Penso che in primo luogo sia l'importanza della formazione umana e cristiana, di cui lui è un esempio egregio, una formazione popolare molto semplice, fatta a livello di circolo parrocchiale della gioventù cattolica di allora e che poi dura durante il tempo, ma dà al credente quella visione anche culturale e quel giudizio sul mondo che consentono poi di fare un'azione sociale, sindacale e politica in maniera coerente. E la seconda caratteristica è sicuramente la centralità del lavoro. Lui inizia a lavorare prestissimo per motivi familiari e addirittura adolescente, però per lui il lavoro diventa un passaggio cruciale, ne fa una vocazione della vita, tutelare i lavoratori, dare loro dignità, dare la possibilità anche di rappresentarli dentro il contesto sociale e politico con una propria presenza e una propria soggettività, diventa un punto centrale. L'attualità complessiva è che noi abbiamo bisogno, come allora, di avere persone che leggano la realtà di oggi e diano risposte nuove ai problemi che ci sono sul tappeto, sapendo anche ricostruire questo percorso formativo che a volte è solo all'uso ma non è poi realisticamente praticato. Era proprio una persona che con la sua testimonianza mi ha cambiato la vita. Avevo fatto uno studio in cui avevo delle aspirazioni anche economiche, così ho visto che invece si può vivere anche per un ideale e questo è stato importante. In questo senso mi ha cambiato la vita. In che anni ha conosciuto la moglie di Achille Grandi e quanto è durata questa frequentazione? Sì. Nel 61 e lei è morta nel 75. Mi ricordo quando c'è stata la deplorazione delle Acri da parte di Paolo VI, lei ha detto: beh, ma tanto voi non preoccupatevi, voi state dalla parte dei lavoratori che sempre resumo, avete sempre ragione.